Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video che mi è stato richiesto un pochino di tempo fa. Sotto ad uno dei miei video shopping, una persona mi ha chiesto: ma perché non fai un video acquisti però dedicato agli uomini? E io ho pensato oggi di farvi vedere gli acquisti che il mio compagno ha fatto di recente con i saldi e poi ho aggiunto anche due o tre capi che ha ricevuto per Natale. Quindi diciamo che è un video acquisti e regali di Natale, tanto per raggruppare un pochino di cose in più. Però mi fermo con le premesse, vi faccio vedere che cosa ha ricevuto per Natale, ovviamente sempre parlando di abbigliamento, e che cosa si è comprato per questi saldi. Partirei da questa camicia. Questa è una camicia azzurra con dei puntini bordeaux, è una camicia classica però modello slim, quindi è avvitata. Per capirci, non sono le classiche camicie che rimangono un pochino più larghe, che vanno portate necessariamente dentro i pantaloni e con la cravatta, ma sono quelle camicie che voi potete portare anche fuori dai pantaloni perché rimangono avvitate. Questo inoltre è un colore che lui non aveva, quindi secondo me rimane anche un pochino diversa dalle solite che ha nell'armadio e abbiamo apprezzato tutte e due. Poi vi faccio vedere un'altra camicia che ha ricevuto per Natale, che è un pochino più elegante, più che altro perché ha il tessuto che è leggermente lucido, anche se magari non riuscite a vederlo con la luce così. Però questa è una camicia rifinita di bianco, è bordeaux e poi ha il colletto rifinito di bianco e anche qua lungo i bottoni c'è questa rifinitura bianca. Questa volta ve la faccio vedere aperta perché era appesa dentro l'armadio. Ha i suoi polsini, naturalmente. Anche questa è modello slim, quindi avvitata un pochino. Ed è molto carina, secondo me. Questa l'ha già indossata parecchie volte e devo dire che effettivamente dà proprio l'effetto eleganza. Poi una cosa che invece abbiamo acquistato con i saldi e che quindi non è un regalo di Natale è questo cappotto. Questo è un cappotto che, visto così appeso, all'inizio non lo aveva colpito. Poi, quando lo ha misurato e ha visto come gli stava, effettivamente ha cambiato completamente idea e lo ha acquistato. Un cappotto doppio petto che arriva fino al ginocchio come lunghezza, ha questo tessuto così melange e poi dietro ha questa cinturina fatta così. È un cappotto che sicuramente fa molta più figura indossato che visto così sull'attaccapanni, ma siamo rimasti entrambi molto colpiti. Poi vi faccio vedere due maglioni che sicuramente avete già visto se avete visto il mio video cosa ho regalato a Natale ad amici e parenti, perché questo è un regalo di Natale, però l'ho inclusi anche in questo video qualora qualcuno non avesse visto quello dei regali di Natale e comunque si tratta sempre di abbigliamento e quindi ho pensato di inserirlo. Questo è un maglione colorato a righe orizzontali che gli sta veramente benissimo. Questo è un maglione che a me è piaciuto subito appena l'ho visto e quindi ho deciso di regalarglielo per Natale. E un altro maglione che gli sta veramente bene è questo, a collo alto questa volta, color mattone con questa lavorazione a treccia. È un maglione morbidissimo e veramente caldissimo. È fatto così. Poi vi faccio vedere un paio di scarpe che ha acquistato con i saldi. Sono queste qua nere, abbastanza eleganti, ma anche sportive, nel senso che si possono mettere sia che lui sia vestito un pochino più elegante, sia che abbia semplicemente i jeans e una maglia, un maglione. Quindi sono versatili, diciamo. Sono particolari perché hanno questa lavorazione qua sul liscio, poi un pochino più in rilievo, fatto in questo modo, non so se ha un nome particolare questa lavorazione. E quello che mi ha colpito è che hanno questi spazi per le stringhe che in realtà sono finti, perché poi sono scarpe che vanno indossate senza stringhe. Quindi diciamo che c'è questa particolarità che comunque sembrava qualcosa di un po' diverso e un po' originale. Poi vi faccio vedere due paia di pantaloni, in questo caso sono regali di Natale. Questi sono dei pantaloni neri, molto semplici, tipo jeans. Vedete che hanno questo modello tipo jeans con le tasche dietro e vengono giù normalmente dritti. Quindi sono modello diciamo regolare, non so se si dice così, comunque né stretti in fondo né larghi in fondo, ma dritti regolari. Questi sono dei pantaloni eleganti se sopra avete qualcosa di più elegante, ma vanno benissimo anche come pantaloni un pochino più casual. Sicuramente
sono molto versatili. Il tessuto assomiglia moltissimo a quello dei jeans, ma in realtà non è un jeans vero e proprio. E poi un altro paio di pantaloni, questa volta blu. Spero che vediate che sono blu, perché questa luce che ho io assolutamente rende i colori falsati. Comunque questi sono i pantaloni, anche qua modello classico tipo jeans, con le sue tasche fatte così, e anche in questo caso cadono giù in modo regolare. Spero che riusciate a vedere abbastanza bene il colore, perché è un blu un po' particolare, sembra un po' un jeans scuro, non so spiegarvelo. Comunque spero che lo vediate non troppo falsato. Questi sono gli acquisti che abbiamo fatto con i saldi e qualcosina che invece è stato ricevuto per Natale. Io spero di aver soddisfatto sufficientemente la richiesta della persona che appunto mi aveva domandato di fare questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.